On last 29th January in Oys, where St. Joseph Renard Metz was born, the Divine Word Missionaries of the Italian province and some members of the SVD community in Rome gathered to commemorate the Feast of the Saints. The Mass was presided over by Father Superior General Budicleden. Father Provincial of the Italian SVD province tells us about Joseph Renard Metz. Oggi abbiamo celebrato in questa chiesa la festa di San Giuseppe Renard Metz, 170 anni dalla sua nascita, in questo luogo stupendo, in questo luogo meraviglioso. Questo uomo che ha lasciato questa terra e questo uomo che, guardando questa statua, guarda lontano. Il suo sguardo e il suo cuore è arrivato fino alla Cina, dove là ha dato tutto. Lui ha detto che voleva diventare cinese in paradiso, ma prima di tutto è diventato cinese nella terra, infatti è stato sepolto là. Oggi il Padre Generale, che ha celebrato con noi insieme a tanti confratelli che sono venuti da Roma, Padre Generale ha parlato della speranza, che deve essere quella che ci portiamo nel cuore, quella che lui ha portato nel cuore. Quando ha fatto fermare il carro, quando stavano per andare nel protettorato tedesco, ecco, lui ha avuto tanta speranza perché è tornato indietro con la sua gente e ha vissuto e ha terminato la vita con la sua gente. Padre Generale, Padre Budi, parlava anche citando il Salmo 18, versetto 20, tu mi porti al largo. Questo è molto bello. Le navi non sono fatte per il porto, ma sono fatte per prendere il largo, l'oceano. Questo piccolo, grande uomo ha preso il largo da questa terra. Oggi si arriva qui rapidamente, ma in quel tempo era veramente una valle molto chiusa, però ha avuto un coraggio stupendo. Ecco, il mio augurio che noi tutti, ecco, abbiamo questo coraggio nel cuore. E allora, caro San Giuseppe, ti prego e ti prego per tutti noi, tu aiutaci. Si bussa al cuore di Dio affinché anche noi possiamo avere un cuore secondo il cuore di Dio, che è Gesù, come lo hai avuto tu. Grazie e benedicici tutti. Prega per noi. I santi di Dio, pregate per noi.